Il 23 ottobre sarà disponibile al grande pubblico la seconda parte del DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Esso ci narrerà le vicende del popolo di Calyrex, il primo ad essere governato da un Pokémon, e che in virtù dei suoi forti legami con i regi potrebbe arricchire le nostre conoscenze circa quei popoli che hanno vissuto in quel periodo che nel video dell'Archeostoria abbiamo chiamato Storia Antica del Mondo Pokémon. Prima di quella data, però, voglio rendere ben chiaro il background storiografico dal quale partiremo per teorizzare a riguardo. Tant'è che recentissimamente, e per recentissimamente si intende settimana scorsa, è uscito un video su questo canale che ha tentato di ricostruire nei limiti del possibile quel periodo compreso tra la nascita del nostro pianeta e l'apparire delle prime civiltà umane. Tale periodo è stato chiamato da noi Archeostoria, un periodo caratterizzato, se ricordate, dal fluire continuo della bioenergia. Quest'oggi, in questo video, voglio parlare proprio di quest'ultima, chiarendo alcune questioni che nell'ultimo video potrebbero essere rimaste fin troppo implicite. Ciò non significa che si andrà a correggere la teoria proposta, al contrario, a mio avviso è molto valida. Semplicemente la approfondiremo e soprattutto andremo ad approfondire il tema della bioenergia. Chiaramente, prima di continuare, vi invito a recuperare, prima o dopo la visione di questo video, i recenti appuntamenti con la storia del mondo Pokémon. Sia quelli dedicati all'archeostoria, di cui parleremo in senso lato quest'oggi, sia quello ancora precedente dedicato all'antestoria, dato che in questo video si faranno alcuni riferimenti a quel periodo. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Non vi nascondo che la bioenergia è l'elemento della mia teoria di cui vado più fiero. Giusto per rinfrescarci la memoria, essa è sì l'energia vitale che consente ad AZ 3000 anni fa di riportare in vita il suo Floette. Ma nel concreto, ciò che permette a questa energia di essere energia vitale è la sua capacità di agire a livello genetico. Abbiamo infatti visto come la mega evoluzione, che secondo Platan è un fenomeno direttamente riconducibile al potere di Xerneas e Veltali incanalato nell'arma suprema di 3000 anni fa, modifichi i geni di determinati Pokémon, andando a mutarne l'aspetto e in alcuni casi, come quello di Ampharos, anche il tipo. E che la mega evoluzione sia legata alla genetica lo testimonia il suo stesso simbolo, che ritrae in tutto e per tutto un doppio filamento di DNA. Le due funzioni fin qui descritte dalla bioenergia, ossia quella di donare la vita e quella di modificare i codici genetici, sono però in realtà la stessa. Come sia nata la vita nel nostro mondo è un dibattito ancora aperto, ma di una cosa si è generalmente certo. I codici genetici sono la concreta fonte della vita, indipendentemente da come essi si siano generati, se prima o dopo le proteine. Ergo, parlare di formazione di vita e mutazione genetica significa, in fondo, parlare della stessa cosa. Entrambe sorgono dalla bioenergia, che è in grado di formare e dunque potenzialmente di modificare i codici genetici. Ora, la nostra teoria della bioenergia è interessantissima perché permette di dare una spiegazione a tantissime questioni irrisolte. Prendiamo il caso di Carbink, Pokémon che si dice essere nato dalle alte temperature del sottosuolo. Questa frase, messa giù così, non ha alcun senso, niente può nascere da una temperatura. Al contrario, un organismo può formarsi in un determinato modo a seconda delle condizioni esterne che vi sono. Ma affinché si formi deve esserci qualcosa che crei il codice genetico. Quel qualcosa è la bioenergia. Allo stesso modo, ciò spiega la mutazione di Carbink Indian Sea, spiega la nascita di Claydol da una semplice bambola di argilla. In potenza potrebbe anche spiegare, scientificamente, la nascita di Banette. Quello che però a mio avviso la bioenergia spiega in maniera migliore è la questione di Mew, che ci viene descritto come possessore di tutti i geni dei Pokémon esistenti, ma che allo stesso tempo non può fisicamente condividere il DNA con Claydol. Con l'inserimento però del concetto di bioenergia e assumendo che Mew sia in grado di utilizzare la bioenergia, allora Mew può semplicemente modificare il proprio DNA. In questo modo non conterrebbe i geni, ma sarebbe semplicemente in grado di riprodurli. Se ci pensate, ha molto più senso. Ora, porre la bioenergia agli albori del nostro pianeta è anche una questione di buon senso. In primis, posto che Archeokyogre e Archeogrodon siano effettivamente le versioni primordiali degli attuali discendenti, e posto che l'energia naturale di cui si nutrono, come spiegato nel video precedente, non è nient'altro che bioenergia immagazzinata nel sottosuolo di Hoenn, allora quest'ultima, oltre che nell'epoca più recente, quando un surplus di energia naturale ha pervaso il pianeta risvegliando Archeogrodon e Archeokyogre, in questo caso faccio riferimento al racconto dei draconidi, doveva essere presente durante l'archeostoria per far sì che Archeogrodon e Archeokyogre di fatto esistessero. In caso contrario ci troveremmo davanti al paradosso già citato. L'archeorisveglio di Groudon non sarebbe Primal Groudon, ma sarebbe Groudon. Ma al di là di questo, noi sappiamo che durante l'antestoria è esistito quantomeno Arceus. E volendo ipotizzare per assurdo che la creatura originaria non sia una forma di vita, possiamo semplicemente guardare al mito della creazione. Uxie, Mesprit e Azelf vengono chiamati Living
living things, letteralmente cose viventi. Insomma, la vita è presente all'origine dell'universo Pokémon ed è dunque presente nell'antestoria. Ora, chiarito questo aspetto, ne vorrei evidenziare un altro. L'universo Pokémon che immagino, e questo da più di un anno ormai, è un universo simile a quello teorizzato tra XVII e XVIII secolo da filosofi e scienziati quali Cartesio e Hooke. Un universo progettato da un dio orologiaio, che facendolo rispondere a poche semplici regole, fa sì che poi egli vada avanti secondo i suoi meccanismi. Secondo questa visione, Dio, qualora vi fosse, non interverrebbe nel proprio universo. E questo non perché non sia potente. Al contrario, l'universo si regge su delle regole talmente perfette che non necessita dell'intervento di Dio. Del resto, Arceus, dopo la creazione, cade in un sonno profondo e di fatto non interferisce in alcun modo sulla realtà. L'universo Pokémon, dunque, a mio avviso, è molto simile a quello teorizzato da Cartesio e Duke, ma comunque non uguale. Nel mondo Pokémon, come ormai sappiamo, l'evoluzione è un fatto ingombrante. E né Cartesio né Hooke, per questioni di epoche, potevano considerarlo. Ci troviamo allora a dover fare uno sforzo mentale per teorizzare un universo che sia un ibrido tra la concezione rinascimentale dell'universo e quella darwiniana, e che allo stesso tempo non rinunci all'idea di Dio. Ora, se nel mondo reale, cioè il nostro, la formazione della vita per la scienza è dovuta fondamentalmente al caso, nel mondo Pokémon il suo essere all'origine della creazione è un fattore costitutivo per l'universo. La fondamentale differenza che vi è tra il mondo reale e il mondo Pokémon è che il primo, secondo la scienza, è fondamentalmente ateo, ossia privo di Dio, mentre per quanto riguarda il secondo, la figura della divinità è preponderante e deve, per forza di cose, accordarsi con alcune teorie, come ad esempio il darwinismo, presenti nel mondo Pokémon e che contrastano con il concetto di divinità. La religione, storicamente, non a caso, ha rifiutato sia l'universo meccanico che il darwinismo. Il primo perché impediva a Dio di agire e dunque rendeva inutile la fede in quest'ultimo, mentre il secondo metteva fuori gioco l'idea che Dio prediligesse l'essere umano, in quanto la formazione di quest'ultimo sarebbe mera casualità. E nel mondo Pokémon sappiamo essere così: non in tutti i mondi esiste l'essere umano. In alcuni ultramondi vi sono solo ultracreature. Proviamo a sintetizzare tutto questo. La creatura originaria impone alla propria creazione delle caratteristiche, e queste sono di fatto esternazioni delle caratteristiche di quest'ultima. Leggi dell'universo allora saranno il tempo, lo spazio, lo spirito, la capacità di comunicare e, ultima ma non ultima, la vita. Esse necessariamente non appaiono a noi come leggi fisiche, ma metafisiche. E ciò ha perfettamente senso, dato che nel mondo Pokémon vi è una metafisica. Come poi, all'interno dell'universo, queste leggi si declinino è lasciato al caso. Arceus si ritira dalla propria creazione, che in ogni tempo e in ogni spazio è predisposta alla vita, la quale, a sua volta, è predisposta allo spirito e alla capacità di lasciarsi intendere da altra vita. Questo aspetto ci permette di chiarire un'altra questione: che la bioenergia venga dal nostro pianeta o dai meteoriti che vi franano sopra è un falso problema. Steven Banner, in uno studio del 2017, ipotizza che 3,7 miliardi di anni fa, e dunque in pieno Archeano, periodo che noi abbiamo associato alle lotte tra Groudon e Kyogre, piogge di meteoriti e polveri interstellari avrebbero portato sul nostro pianeta materiale organico tra cui, guarda caso, le basi azotate, dalle quali ha origine l'RNA, secondo Banner il primo codice genetico esistito e precedente al DNA e alle proteine. Nel mondo Pokémon le basi azotate, che sono a fondamento nel nostro dei codici genetici, sono sostituite dalla bioenergia, un concetto sicuramente molto meno scientifico, ma perfettamente coerente. Non ci dovrebbe allora sorprendere che la bioenergia provenga anche dallo spazio. Di fatto l'intera creazione di Arceus è impregnata di bioenergia e lo dimostra Deoxys, un Pokémon che si accinge a giungere sulla Terra in un meteorite e che, guarda caso, è classificato come Pokémon DNA. Non solo, secondo il leak che sembrerebbe rivelare l'originaria trama di Pokémon X e Y, la mega evoluzione e questo Pokémon dovevano essere molto più associati tra di loro. E la loro affinità sarebbe andata ben oltre il semplice riferirsi alla stessa fonte di ispirazione. Secondo il leaker, Deoxys e la mega evoluzione, dunque le pietre evolutive, si suppone, sarebbero dovuti provenire dallo stesso pianeta. Certo, parliamo di contenuti poi tagliati dalla loro
ufficiale di Pokémon, ma ci permettono di confermare un'altra volta la relazione tra mega evoluzione, bioenergia e codici genetici. Come avrete notato, il mondo Pokémon che propongo è molto simile al nostro. Questo perché abbiamo degli elementi per poter dire che tra i due mondi vi è una certa affinità. L'evoluzionismo darwiniano forse è l'esempio più lampante che abbiamo di ciò. Ed ecco perché a mio avviso l'uomo discende dai Pokémon in maniera naturale. E soprattutto ecco spiegato il motivo per il quale anche nel mondo Pokémon, seppur per vie diverse tramite la bioenergia, pongo come fondamento della vita il DNA. Un fondamento sicuramente più efficace grazie all'introduzione della bioenergia di varie spiegazioni metafisiche che nel tempo sono state date. Ora, prima di giungere all'ultimo argomento, voglio fare un paio di osservazioni. La prima, in realtà, l'avete fatta voi nei commenti dello scorso video. Se Ridge Gigas agisce attorno o comunque nella zona della battaglia tra Groudon e Kyogre, allora si suppone che egli debba avere un archeo risveglio come loro. La risposta che vi do a questo quesito è sì. Secondo la nostra ricostruzione, ciò avrebbe moltissimo senso. Non a caso questa fantomatica forma archeo risvegliata di Ridge Gigas è stato oggetto di molte fan art sul web. E prima ancora che una sua versione apparisse nel noto fangame Pokémon Insurgence, sul subreddit dedicato alle discussioni riguardo a quest'ultimo, un utente sosteneva che dovrebbero aggiungere Primal Ridge Gigas perché la cosa ha molto senso. E certo il senso c'è, al di là delle teorie che poi si vanno ad assumere, ma finora non abbiamo visto nulla. Le ipotesi allora sono due: o con i remake di Diamante e Perla verrà detto qualcosa circa questa ipotetica forma e allora tutto il nostro discorso verrebbe confermato, oppure in un futuro, magari nemmeno troppo lontano, magari con i DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, potremmo venire a conoscenza di ulteriori dettagli su Ridge Gigas e la sua stirpe che potrebbero farci rivalutare il tutto. Qualora ciò dovesse succedere, chiaramente torneremo sull'argomento. Per ora teniamo buona questa spiegazione. Bene, in conclusione volevo chiarire un ultimo aspetto riguardo alla bioenergia. Si tratta del rapporto che intercorre tra il trio di Hoenn, formato da Groudon, Kyogre e Rayquaza, e il trio di Kalos, i cui componenti sono Xerneas, Yveltal e Zygarde. Tutti e sei, infatti, sono legati in un qualche modo all'ecosistema del pianeta e alla bioenergia. Se Groudon e Kyogre, ingordi di questa energia, mettono a repentaglio l'equilibrio naturale, Xerneas, Yveltal e Zygarde invece lo mantengono. E ogni 1000 anni i primi due si svegliano e rispettivamente rilasciano e assorbono bioenergia. Il tutto sotto l'attento controllo di Zygarde. Ora, è chiaro che un tale ciclo non poteva darsi nell'archeostoria, quando di fatto il mondo era immerso nella bioenergia e la lotta tra Groudon e Kyogre infuriava senza sosta. La nascita di Xerneas e Yveltal deve aver piuttosto posto la fine a tale conflitto, di fatto assorbendo il motivo della contesa, ossia la bioenergia. Rispettivamente un albero e un bozzolo devono, per così dire, aver assunto il ruolo di spugne. La bioenergia residua deve essersi immagazzinata in questi corpi che hanno dato vita a due esseri viventi. E a testimonianza della grande quantità di energia che riversa a questi due oggetti, vi basti pensare che Xerneas è immortale. Per questo motivo, nello scorso video ho posto la nascita di Xerneas, Yveltal e verosimilmente anche di Zygarde come fine dell'archeostoria, in quanto l'apparizione di questi Pokémon deve coincidere con la scomparsa di Archeo Groudon e Archeo Kyogre. Il trio di Kalos fa sì che l'ecosistema possa trovare un suo equilibrio e dunque lo predispone alla nascita della vita associata. Tuttavia, sempre nel video precedente, ho anche sostenuto che la bioenergia fosse immagazzinata nel sottosuolo di Hoenn, mentre qui vi sto dicendo che è stata interamente assorbita da Xerneas e Yveltal. Ora, che una parte della bioenergia dell'archeostoria sia presente nel sottosuolo del mondo è verosimile, tant'è che Xerneas con la sua mossa geocontrollo sembra trarre forza proprio dal terreno. Ciononostante, a mio avviso, urge una precisazione. Nell'epoca più recente vi è un momento nel quale la bioenergia torna a permeare il pianeta. Parlo di ciò che Liris racconta durante l'episodio Delta. La prima pioggia di meteoriti dista 1000 anni dalla seconda, che a sua volta precede di un millennio il meteorite che il giocatore con Mega Rayquaza distruggerà nell'epoca attuale. Parliamo dunque di una lotta tra Groudon e Kyogre avvenuta 2000 anni fa, ben dopo la formazione delle primissime civiltà umane. E a conferma di queste datazioni, lo stesso AZ assiste alla seconda pioggia di meteoriti che vede anche la mega evoluzione di Rayquaza. In questo caso ci viene detto da Liris che la bioenergia sgorga in superficie da una spaccatura negli oceani di Hoenn, generata dal meteorite che poi sarebbe diventato la pietra evolutiva di Rayquaza. Sappiamo che ciò ha senso dato che a ciclamare degli studi sui fondali oceanici stanno cercando di trarre la bioenergia che riposa sotto questi ultimi. Ma la domanda è: di che epoca è questa bioenergia? No, perché 2000 anni fa, quando secondo il racconto dei draconi
umanoidi, il mondo era pervaso dalla bioenergia e Groudon e Kyogre lottavano, AZ da 1000 anni aveva già attivato l'arma suprema e la tecnologia umana aveva già messo a repentaglio l'equilibrio dell'ecosistema garantito da Xerneas, Yveltal e Zygarde. I morti sono tornati in vita, i vivi in massa sono divenuti morti, AZ è divenuto immortale e altissimo, la mega evoluzione ha fatto la comparsa sul pianeta. Tutti i fenomeni che rispondono alla stessa energia a cui fanno riferimento Groudon e Kyogre. Peraltro, 2000 anni fa, l'Iris non ci parla mai di un risveglio di Archeo Groudon e Archeo Kyogre. Semplicemente ella ci parla della presenza di questi Pokémon e allo stesso tempo della presenza della bioenergia. Il racconto dei Draconidi, datato a 2000 anni fa, non ricorda della nascita di Groudon e Kyogre. Li prende come se fossero un dato di fatto, come se fossero stati da sempre lì. E del resto, se a Kalos vi era un regno che era in grado con la tecnologia di sovvertire l'ecosistema, ad Hoenn c'era una semplice tribù di Draconidi. Quello che voglio dire, insomma, è che la bioenergia contenuta nel sottosuolo di Hoenn potrebbe non solo essere la bioenergia dell'archeostoria, ma anche quella liberata dall'arma suprema di AZ, che portando con la sua scelleratezza sul mondo un surplus di bioenergia, ha risvegliato Groudon e Kyogre, rigettando Hoenn nell'archeostoria. Dopo l'intervento di Rayquaza, lentamente la bioenergia si sarebbe ritirata nel sottosuolo della regione, sgorgando però, 1000 anni dopo, con il secondo impatto della seconda meteora. Se allora la bioenergia primordiale è stata assorbita da Xerneas e Yveltal, la bioenergia nata dall'arma suprema di AZ in questo momento giace nel sottosuolo del mondo Pokémon. Groudon e Kyogre sono semplicemente sconfitti da Rayquaza e tenuti a bada dalla sfera rossa e dalla sfera blu, mentre al culmine dell'archeostoria devono semplicemente essersi placati, privati di fatto dell'elemento per cui lottare. Ma sarà semplice per Max e Ivan risvegliare sia Groudon che Kyogre, e per questi lo sarà ancora di più giungere nella Grotta dei Tempi, a Ceneride, dove guarda caso impattò il meteorite di 1000 anni fa. La bioenergia che allora, 1000 anni fa, deve aver risvegliato Archeo Groudon e Archeo Kyogre, deve essere sgorgata fuori proprio da questa grotta. E il fatto che non sia invece il meteorite la fonte di questa bioenergia lo testimonia la mega evoluzione stessa di Rayquaza. Quest'ultimo, 1000 anni fa, a contatto con un meteorite ancora impregnato di quella bioenergia, riesce a mega evolversi. Ma questa, ragazzi miei, è una storia che non narreremo oggi. Bene signori, anche questo video è finito, ci tenevo a chiarire qualcosa riguardo alla bioenergia per poter affrontare con più cognizione di causa e con più certezze quello che avverrà a breve. Parlo non solo della storia antica del mondo Pokémon, che sarà il terzo appuntamento di fatto di questa rubrica, ma anche del DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, dove sappiamo essere presente Regigigas, che però non sarà catturabile nei raid e dunque avrà un qualche evento legato che potrebbe riservarci qualche sorpresa. Se avete notato delle contraddizioni tra questo video e il video precedente, non temete. Nel video precedente ho ad esempio sostenuto che l'Iris ci parlasse della Primal Age, ossia dell'archeostoria in senso stretto. In questa invece ho sostenuto che l'archeostoria di l'Iris sia in realtà un periodo di 2000 anni fa, dove Hoenn è ricaduta nell'archeostoria a causa dell'energia di AZ. Sono delle correzioni che il mio cervello punta sempre a fare, perché come dico sempre, una teoria non è mai un punto di arrivo, ma è un punto da cui partire per continuare a elaborare nuovi concetti. È così che funziona la scienza e sarebbe da stolti fossilizzarsi sulle nostre posizioni. Al di là di queste discussioni, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto a dovere. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un like, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, in particolare da Twitch, dato che streamiamo generalmente dal lunedì al venerdì, e da Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle news del canale. Per il resto vi invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!